Giulianova per continuare l'ottimo lavoro di inizio stagione, il Montesilvano per reagire ai primi due KO consecutivi in campionato. Al Fadini ci sono punti importanti in palio e per l'occasione i padroni di casa recuperano Bertino, che parte dalla panchina, mentre ancora tribuna per Bittai e Marchionni. Si ferma Bertini tra i pali, Mastro Girolamo titolare dal primo minuto per il Montesilvano. Davide Antignani, tecnico degli ospiti, aveva chiesto una reazione e la partenza lascia preludere l'effettiva risposta degli 11 pescaresi, prima con l'ottimo dialogo tra Piovani e Centorame, che non preoccupa Boccanera, poi con una potente conclusione del giovane attaccante ex Sambuceto, che si spegne sul fondo. Il Giulianova comincia ad alzare i ritmi e al decimo Mastrilli guadagna una punizione dal limite che lo stesso numero 10 calcia bene, ma Mastro Girolamo spedisce in corner. Dalla bandierina arriva lo spiovente per il centravanti giallorosso Cognigni, ma una trattenuta sbilancia il numero 9 tra le accese proteste del Fadini. La direzione arbitrale è chiara, si lascia correre molto e anche l'intervento all'inizio gara su Giglio non viene sanzionato, ma il centrocampista giallorosso non riesce a proseguire e quindi c'è Di Giuseppe a prendere il suo posto. Al 15° i locali passano in vantaggio, autore della rete che sblocca la gara è Francesco Di Paolo. Un'azione insistita dei ragazzi di Cerasi culmina con l'ottimo lavoro del numero 7 giallorosso, che fredda l'estremo difensore ospite con una conclusione che vanta potenza e precisione. Al 23° Le Noci ci prova dal limite, facendo tremare la difesa di Antignani, ma che la partita è tutta in salita per il Montesilvano lo si evince chiaramente al 33° con il secondo brutto intervento dell'incontro da parte di Mammarella. La doppia ammonizione per il classe 2004 costa un giocatore in meno in campo per i pescaresi, già sotto di un gol. Avvio da sogno per il Giulianova nella ripresa, un calcio di punizione da notevole distanza non spaventa Riccardo Mastrilli, che non pensa nemmeno un attimo al cross e cerca e trova magistralmente lo specchio della porta, siglando di fatto uno dei più bei gol di giornata. È un assedio quello dei padroni di casa, che al sesto sfiorano il terzo gol con Cognigni. Maffione pesca il centravanti, che protegge la sfera e trova lo spazio per calciarla, incontrando la pronta uscita di Mastro Girolamo, che neutralizza il pericolo giallorosso. Nell'ultimo quarto di gara arriva anche un timido tentativo da parte del Montesilvano, ma Locu si lascia ingolosire dallo spazio a sua disposizione e decide di calciare dal limite, ma la conclusione è debole e di facile lettura per Boccanera. Alla mezz'ora Massetti, appena entrato in campo, botta sicura, lascia partire un bolide, ma la sfera viene deviata in angolo dalla difesa ospite. Il 3-0 è nell'aria e a firmarlo è il giovanissimo Piccioni, che dalla distanza si coordina e realizza un altro capolavoro sotto la curva dei tifosi che festeggiano una ripresa a senso unico. Il gol della bandiera è di Giampietro, subentrato a Centorame. In pieno recupero, infatti, una disattenzione concede spazio all'iniziativa ospite e la rete del numero 17 chiude il tabellino dei marcatori e l'incontro. Terzo KO consecutivo per il Montesilvano, può sorridere invece la squadra di Cerasi, a punteggio pieno, in vetta alla classifica.